Siamo a Milano al congresso dell'Associazione Italiana della Tiroide. Tanti temi trattati, tra questi anche il trattamento del carcinoma della tiroide e in questo ambito della radioterapia ablativa. Facciamo il punto su questa modalità terapeutica con il dottor Arturo Chiti, direttore della medicina nucleare dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Dottor Chiti, qual è il ruolo della radioterapia nel trattamento del carcinoma della tiroide? Ma allora, innanzitutto il ruolo della terapia metabolica con iodio 131 dipende molto dallo stadio della malattia. In questo momento, particolarmente per gli stadi a medio e alto rischio, rappresenta un contributo fondamentale alla cura di questa patologia che, per fortuna, in diversi casi ha veramente un esito positivo. Quindi si tratta di avere a disposizione una delle tre armi contro questo tumore, che sono appunto la chirurgia, la terapia soppressiva con levotiroxina e la terapia con iodio 131. Quali risultati si ottengono con la terapia con iodio 131? Ma come ho anticipato, sostanzialmente per diversi di questi pazienti è possibile, particolarmente nei pazienti a medio e basso rischio, avere dei risultati di guarigione completa o comunque di sopravvivenza a lungo termine che è veramente molto elevata. Questo sia perché la neoplasia è una neoplasia ad andamento indolente, ma sia perché lo iodio 131 in questo tipo di neoplasia rappresenta veramente un presidio terapeutico di grandissima efficacia. Ecco, nell'ambito della terapia ablativa con radioiodio, ormai da un po' di anni, si utilizza anche il TSH. Qual è il ruolo di questo farmaco? Beh, il TSH ricombinante ha consentito innanzitutto di migliorare in maniera molto significativa la qualità della vita di questi pazienti. La terapia con iodio 131 deve essere fatta in condizioni di stimolazione ipofisare, quindi vuol dire che ci vuole un TSH molto elevato, o comunque arbitrariamente sopra le 30 unità. Prima della introduzione del TSH ricombinante veniva sostanzialmente fatta la sospensione della levotiroxina, quindi il paziente andava in ipotiroidismo con tutte le conseguenze che ben conosciamo. L'introduzione del TSH ricombinante ha consentito di evitare ai pazienti questo tipo di effetto collaterale e non solo, consente anche di avere un minor tempo di residenza dello iodio radioattivo non legato all'interno dell'organismo. Quindi in maniera teorica, ma verosimilmente dimostreremo che poi questo è anche vero dal punto di vista pratico, una riduzione della dose, diciamo, indebita al corpo intero dovuta allo iodio 131. Ecco, quali sono le prospettive della ricerca in questo ambito? Che cosa si sta studiando? Quali sono i nuovi traguardi che si vogliono raggiungere? Ma diciamo che attualmente chiaramente le valutazioni delle componenti genetiche sono molto importanti. Quello che si cerca di fare è di riuscire ad avere un quadro di sinergia maggiore fra le varie terapie, quindi arriviamo da un momento in cui le terapie venivano viste in maniera sequenziale l'una con l'altra a un momento in cui invece vengono viste all'interno di un percorso di cura del paziente che può accedere, a seconda del tipo di paziente, dello stadio e delle caratteristiche della neoplasia da cui è affetto il paziente, ma anche delle caratteristiche del paziente stesso, di avere appunto a disposizione diverse strategie terapeutiche. Questo, diciamo, che va incontro alla quella che ci piace chiamare la medicina personalizzata. E ci tengo a precisare che in questo senso lo iodio 131 rappresenta veramente forse il primo esempio di medicina veramente personalizzata, perché quello che succede è che noi possiamo vedere il target, in questo caso è il symporter sodio-iodio, e trattarlo con lo iodio radioattivo. Quindi si tratta veramente di riuscire ad avere una terapia che è efficace nei pazienti che possono venire a priori selezionati per beneficiare della terapia stessa.